La parola quotidiana di Dio. L'identità e lo status di Dio stesso. Dio è colui che regna su tutte le cose e che le amministra. Ha creato tutto ciò che esiste e lo amministra. Inoltre lo governa e vi provvede. Questo è il suo status, la sua identità, per tutte le cose e per tutto ciò che esiste. La vera identità di Dio è quella di creatore e di sovrano di tutte le cose. Questa è la sua identità. Ed egli è unico tra tutte le cose. Nessuna delle sue creature, che esse siano parte dell'umanità o del mondo spirituale, può usare alcun mezzo o pretesto per impersonare o sostituire la sua identità e il suo status. Perché solo una tra tutte le cose possiede questa identità, questo potere, questa autorità e capacità di governare tutte le cose. Il nostro unico Dio stesso. Egli vive e si muove tra tutte le cose. Può innalzarsi fino al luogo più elevato, sopra tutte le cose. Può abbassarsi facendosi uomo, diventando uno di coloro che sono di carne e sangue, trovandosi faccia a faccia con le persone e condividendone la buona e la cattiva sorte. Allo stesso tempo, comanda su tutto ciò che esiste, e decide il suo destino e in quale direzione si muove. Inoltre guida le sorti e la direzione di tutta l'umanità. Un Dio come questo dovrebbe essere adorato, ubbidito e conosciuto da tutti gli esseri viventi. Così, indipendentemente da quale che sia il gruppo e la categoria di uomini a cui appartieni, credere in Lui, seguirlo, riverirlo, accettarne il dominio e le disposizioni per il tuo destino è l'unica scelta. È la scelta necessaria per qualunque persona, per qualunque essere vivente. Nell'unicità di Dio, le persone vedono che la sua autorità, la sua indole giusta, la sua sostanza e i mezzi con cui provvede a tutte le cose sono unici. La sua unicità determina la vera identità di Dio stesso e il suo status. Pertanto, tra tutte le creature, se un qualunque essere vivente nel mondo spirituale o tra gli uomini desiderasse prendere il posto di Dio, ciò sarebbe impossibile, come lo sarebbe tentare di impersonare Dio. Questo è un dato di fatto. Quali sono le prescrizioni per l'umanità da parte di un creatore e di un sovrano come questo, che possiede l'identità, il potere e lo status di Dio stesso? Dovrebbe essere chiaro a tutti voi che siete qui oggi. Dovreste ricordarlo, ed è molto importante, sia per Dio, sia per l'uomo.